oltre 150 anni noi continuiamo a parlare di mafia. Anzi, c'è un documento che ce le raffigura già 200 anni fa. Ma fermiamoci a 150 anni fa. E noi siamo ancora qui oggi tutti insieme a parlare di un problema serio, grave. E giustamente qui è stato sottolineato che le mafie oggi sono più forti di prima. Sparano di meno, uccidono di meno, fanno meno attentati, allora nella considerazione della gente, ma non solo della gente, ma anche a certi livelli, si è veramente passati dal crimine organizzato mafioso al crimine normalizzato. E così la droga, che uno dei pilastri, è uno dei grandi pilastri di guadagno delle mafie. Così il gioco d'azzardo, così l'usura, così le ecomafie, l'agromafia, sono diventate una delle tante cose. E voi me lo insegnate che non sono una delle tante cose. Allora in questo senso oggi a fare la differenza nel nostro paese emerge da ricerche molto serie l'indifferenza. È diventato una delle tante cose. E noi siamo qui per dire ancora una volta che non è una delle tante cose. Ma perché da oltre 150 anni noi parliamo di mafie? Ma voi ve lo insegnate che non basta tagliare la mala erba in superficie. Bisogna estirpare il male alla radice. Non basta occuparci dei sintomi. C'è un grande lavoro che dobbiamo riconoscere. Abbiamo visto anche il sacrificio di tante persone, magistrati, forze di polizia, rappresentanti di alcune istituzioni che hanno perso la vita per tutto questo. A cui va gratitudine, sostegno, incoraggiamento, presenza. Ma non basta continuare a tagliare la mala erba in superficie. Estirpare il male alla radice. Estirpare il male alla radice è un grande impegno culturale, educativo e sociale. Cominciando dal lavoro, dalla casa, dalle politiche per la famiglia, la cultura è importante in tutte le sue espressioni. L'educazione è generatrice di vita e voi me lo insegnate. E stipare il male alla radice è quando un grande investimento, e quindi il ruolo della scuola è fondamentale. Ma giustamente l'avete detto molto bene, l'abbiamo appena sentito. Com'è possibile che l'Italia sia l'ultimo posto per la povertà educativa e siamo gli ultimi posti per la dispersione scolastica? In alcune zone abbiamo anche il 30%. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Noi, culla della civiltà, ci troviamo con delle situazioni, nonostante il sacrificio, l'impegno che voi vivete. Che voi vivete. E quindi in questo senso mi sembra importante, noi siamo chiamati ad andare a stipare il male alla radice. Questa grande sfida culturale, etica, sociale, importante. Questa è la nostra responsabilità e il nostro impegno. Tre parole per noi sono molto importanti. La continuità. Libera sono 29 anni della sua storia, una piccola storia se volete. Si va verso 30 anni di una presenza. Di una presenza. Una presenza però che deve essere ancora più forte. Più forte. La nostra sede qui a Roma, all'entrata, non so se l'hanno attaccato, ci sono tutte le sigle, ci sono anche le vostre, tutte le sigle, delle realtà che, perché Libera è un'associazione di associazioni. Qui oggi non è venuto Luigi Ciotti, io rappresento un noi fatto di tante realtà, di tante persone. Diffidate dei navigatori solitari. E solo unendo le nostre forze che è possibile diventare una forza di cui abbiamo bisogno. Ed è bello unire le nostre forze in modo trasversale. C'è spazio per tutti, se si vogliono fare le cose giuste, le cose insieme.
Ognuno ha la sua specificità, ognuno ha la sua identità, ognuno ha le sue ragioni d'essere. Ma su questi temi ci siamo messi in tanti insieme, di mondi diversi, di contesti diversi. E stiamo ridefinendo dopo 29 anni il patto associativo di un'associazione fatta di associazioni. Moci Libero la trovate in tutta Europa, la trovate in America Latina, la trovate in Africa, perché l'esperienza che abbiamo costruito insieme, ha contaminato altri paesi che hanno sentito l'importanza di mettere insieme tante realtà e tanti contesti. Le scuole soprattutto possono portare un contributo immenso per dare una mano ai nostri ragazzi. Ecco, ma come nasce la giornata della memoria degli impegni? Io la racconto brevemente solo perché c'è una ragione precisa. Perché ci sono dei protagonisti che hanno graffiato dentro le nostre coscienze. Io 2 mesi prima della strage di Capaci ero con Giovanni Falcone a Gorizia a tenere un corso di formazione per la Polizia di Stato sul tema della droga, delle dipendenze. Giovanni Falcone per le note vicende era a Roma, chiamato a portare la sua esperienza di lotta al contrasto criminale mafioso, Cosa Nostra, a spiegare quella legge che noi abbiamo costruito dal basso. Libero non c'era ancora, ma c'erano altre realtà, tra cui il gruppo Aperto, di cui faccio parte, che avevamo lottato per avere la legge della 685. Quella legge è stata costruita dal basso. Ancora una volta si uniamo le nostre forze, possiamo spingere perché passino delle leggi a servizio del bene comune, del bene di tutti. E quindi Giovanni Falcone a spiegare la legge, che arrivava da lontano, dal 75, i problemi di contrasto ai traffici, il contrasto alla mafia, a metro, l'accoglienza dei ragazzi, quel problema delle dipendenze, delle famiglie, della prevenzione, e dei linguaggi con cui portare dentro i contesti la conoscenza di questi problemi. Al termine di quella giornata, io e Giovanni Falcone ci siamo dati, come faremo oggi noi, una bella stretta di mano, salutandoci, dandoci un appuntamento per un caffè. Che non abbiamo mai preso poi insieme. Ma guardate, i segni nella vita, i vostri, i miei, ognuno ha i suoi segni, come sono importanti. Era un sabato, quel 23 maggio 1992. Io piccolo, con tutti i miei limiti, le mie fragilità, ma anche con la voglia di mettersi in gioco, mi trovavo in Sicilia a tenere un corso di formazione per gli insegnanti delle scuole sul tema delle dipendenze. Oggi il problema della droga è più grave di 30 anni fa. Ma guardate i segni come sono importanti. 57 giorni dopo, la strage di Via D'Amelio, il sabato 18 luglio e la domenica 19, per una serie di circostanze, per un lavoro, per l'Unione Europea, per gli insegnanti europei, per dare loro gli strumenti di lettura sul problema delle dipendenze, un testo che l'Europa ha pubblicato, mi trovavo a Palermo, il giorno della strage di Via D'Amelio. Allora uno si ferma, si interroga, con un segno di grande affetto, alla città di Palermo, a quelle realtà già impegnate in quella città, alla bellezza di tante persone di fronte a quelle stragi. E quindi uno si chiede che cosa di più, non abbandonando quello che stai facendo, ma un supplemento in più necessario. E non mi ricordavo di un signore, di un sacerdote, che nel 1900, Don Luigi Sturzo, di Caltagirone,
siciliano, che nel 1900 disse: la mafia è più in Sicilia, ma la testa forse a Roma. E aveva aggiunto una drammatica profezia, Don Sturzo, quando disse: risalirà sempre più forte e più crudele verso il nord, fino per andare oltre le Alpi. È la realtà di oggi. E nessuno venga a dire che la mafia al nord è arrivata negli ultimi tempi. 1954, a Ventimiglia, non c'erano ancora i reati di stampo mafioso, ma c'era un'organizzazione che fu incriminata, considerandolo crimine comune, ma che oggi sarebbe di una presenza criminale mafiosa di alto livello. Ma quando nel 1982 viene ucciso il prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, quel grande siciliano a cui dobbiamo moltissimo, sindacalista, diputato, che amava la sua terra, Pio La Torre, con la grande intuizione, finalmente un uomo di governo, Rognoni, ministro degli interni, e una forza politica insieme. Che bello se potesse essere così sempre, per raggiungere degli obiettivi al servizio di tutti. La legge Rognoni La Torre stabilisce i reati finalmente di mafia, quel 416 bis, anche il concorso esterno e tutto quello che voi ben conoscete. Ma lui c'è un'altra intuizione: portare via denaro ai mafiosi. Ma Pio La Torre non vedrà il suo sogno, perché come voi ben sapete viene ucciso 4 mesi prima. Viene ucciso 4 mesi prima Pio La Torre. E allora, quando nasce dopo le stragi, noi ci siamo chiesti che cosa fare. E con questa attenzione a queste persone, e 1982, l'anno che viene ucciso Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, ad Aosta, ho detto Aosta, confini con la Francia, c'è l'autobomba per il magistrato. Ma siccome non muore, nessuno si ricorda della presenza criminale mafiosa in quel momento, nell'estremo del nostro paese. L'anno dopo a Torino viene ucciso il procuratore della Repubblica, Bruno Caccia. La mafia al nord c'era già, ma non c'era nella consapevolezza delle istituzioni, non c'era nella consapevolezza dei cittadini. E quindi poi negli ultimi anni si è preso coscienza, avete visto in Emilia Romagna, avete visto in Lombardia, abbiamo visto un nord invaso, non c'è regione d'Italia. Oggi, con accenti diversi, che può considerarsi esente. Ma oggi sono ancora più forti di prima. E noi dobbiamo esprimere la nostra gratitudine a quanti portano avanti questo tagliare la mala erba in superficie: polizia, carabinieri, lavoro delle prefetture. Non dimenticare tutto questo. Però, allora, quando uno vede una di queste operazioni dice: ma guarda che belle mazzate. Sì, certo, molte cose sono cambiate, dei passi in avanti sono stati fatti. Dobbiamo sottolineare, abbiamo il dovere di sottolineare le cose belle, importanti, positive che sono state fatte, che voi avete fatto con tanti ragazzi nel mondo della scuola. Quel seminario, guardate, che a volte uno si chiede il senso e non senso, serve, non serve, quando meno uno se l'aspetta. Quello che voi avete fatto ritorna nella testa delle persone. Ma quello che abbiamo fatto non è sufficiente. Non è sufficiente. E molte cose che abbiamo fatte non reggono più l'urto del tempo. È necessario uno scatto in più oggi. E soprattutto non possiamo dimenticarci che l'ultima mafia
è sempre la penultima. Perché nel codice genetico dei mafiosi ci sta un imperativo: rigenerarsi. E loro si rigenerano. Tu vedi che vengono fatte tante operazioni, arresti. C'è un grande lavoro in quella direzione. Ma noi siamo qui per l'altra parte, quella che diventa importante, la grande sfida, necessaria, fondamentale. Ed è lì che non si è fatto a sufficienza. Perché è stato detto molto bene da tutti voi, il lavoro è una condizione, così anche la salute, la sanità, e così la scuola, la cultura, sono pilastri fondamentali e sono quelli che ci permettono oggi di dire con tanta sofferenza che la nostra Costituzione è stata tradita. È stata tradita la nostra Costituzione, perché siamo qui a dirci queste cose sulla salute, sulla scuola, no, sui diritti fondamentali in sostanza, sul problema del lavoro. Se siamo qui a dirci questo, è perché c'è stato un tradimento, E vi devo anche dire che il testo, il primo testo veramente antimafia, scusate la parola che non mi piace, perché nell'ultimo rapporto della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, c'è un capitoletto che denuncia in modo serio, molto attento, molto equilibrato, proprio la deriva di questa antimafia nel nostro paese. Salvano solo pochissime realtà. E gli organi investigativi che ci dicono questo, perché anche i mafiosi, hanno creato associazioni antimafia nel nostro paese. Si nascondono dietro a questi nomi. Ed emerge dalla direzione investigativa antimafia, non da chi seriamente indaga, segue. Chi è che non parla di legalità nel nostro paese? Ma molti hanno scelto quella maleabile e quella sostenibile. Però è diventata la carta d'identità di tanti per presentarsi. Ma hanno fatto altre scelte. Noi dobbiamo essere vigili, attenti. Dobbiamo essere molto vigili e attenti, perché poi tutto questo inquina la bellezza di quei valori, di quei percorsi, delle cose oneste. Abbiamo anche noi il dovere di distinguere per non confondere. Ma come nasce? Molte manifestazioni di grande valore, capaci poi via da meglio. Nel primo anniversario, e non dimentichiamo che nel primo anniversario, quindi l'anno successivo, alle stragi un camion parte dalla Sicilia, carico di esplosivo, e farà tre tappe. Una a Roma, e scarica un po' di esplosivo che verrà messo in due chiese, in San Giovanni in Laterano e a San Giorgio in Velabro. Ma c'è anche dell'esplosivo per lo stadio olimpico, che non esploderà, se no avremmo avuto più di 100 tra carabinieri e poliziotti morti, ricordate? Ma nessuno si è ricordato di questo evento. Eravamo in 10 persone allo stadio a ricordare quel momento importante, perché i segni sono importanti anche da dare oggi a tanti. Il camion poi si è fermato a Firenze e a Firenze, come voi sapete, ha scaricato altro esplosivo, altri morti, e poi il camion è arrivato a Milano in Viale Palestro e lì ha lasciato l'esplosivo, tanto esplosivo per altre persone. Siamo quindi nel 1993, primo anniversario,
ma ci sono ancora tentati. Ci sono ancora tentati. Io mi trovo in una cerimonia solenne. Si ricordava Giovanni Falcone. Per me era importante esserci perché quella stretta di mano per quel caffè. C'era qualcosa qui dentro. E vicino a me c'era una signora, tutta vestita di nero, col foulard nero, un pianto ininterrotto. Scusate, mi sembrava la colonna sonora di tutto quel momento così solenne. E tutti a parlare con estrema forza per ricordare giustamente il giudice Giovanni Falcone. Qualcuno si ricordava che c'era anche Francesca Morvillo, sua moglie, e poi i ragazzi della scorta. E questa donna che io non conoscevo, mi ero accorto che aveva le mani giallastre, e una donna che andava certamente a lavorare in campagna, le mani nella terra, il suo pianto ininterrotto che ho ben dimenticato. Credo che gli sia costato un sacrificio immenso, nella sua timidezza, nella sua grande umiltà, nel suo imbarazzo di essere lì, che a un certo punto mi prende la mano, me la strattona e mi fulmina con una domanda: ma come mai non dicono mai il nome di mio figlio? E voi ve lo insegnate che il primo diritto di ogni persona è essere chiamato per nome. Voleva sentire il nome di suo figlio, Antonio Montinaro, di Calimera, provincia di Lecce, pugliese, che insieme a Rocco Di Cillo, pugliese, e a Vito Schifani hanno perso la vita con Giovanni Falcone e Francesca Morvillo. Era la mamma di Antonio Montinaro. Voleva sentire il nome di suo figlio. E voi lo capite, e voi lo capite com'è importante tutto questo. Ecco che gli nasce l'idea di ricordarli tutti. Grazie, sei molto gentile. Non fermati. Di ricordarli tutti con la stessa forza, la stessa dignità. Perché il dolore in quelle mogli, in quei figli, in quelle madri, in quei padri, il dolore della persona spazzata via è uguale per tutti. Poi certo noi abbiamo delle persone che hanno tracciato delle pagine importanti della nostra storia del contrasto alla grande criminalità, che è giusto, ma è anche giusto essere vicino a tutti gli altri familiari. Io sabato ero a Cassano lo Ionio con tanti ragazzi, con qualche professore. No, un posto complesso, molto difficile, in provincia di Cosenza, a ricordare 10 anni fa quel bambino ammazzato e bruciato, il piccolo Cocò. Il nonno lo usava come scudo, perché se va, porto il mio nipotino di 3 anni, non mi spareranno. E invece hanno sparato. Tra pochi giorni ricorderemo a Pedagiano un altro bambino di 3 anni ammazzato. Le mafie non guardano in faccia nessuno, sono forti, violenti. Oggi molto è cambiato, oggi molto sparano di meno, ma sono più forti. Ma allora uno si chiede come mai sparano di meno. Allora ha ragione una bravissima magistrata, la procuratrice generale della Repubblica, quindi un bravo magistrato, la dottoressa, dottoressa Sava di Palermo, che dice attenti, state attenti, potrebbero riprendere anche uccidere, se trovano nel loro percorso degli ostacoli. È il fatto che non li trovano oggi che crea inquietudine, perché vuol dire che c'è un potere economico inquinato, un potere criminale mafioso e segmenti di potere politico, fatta anche di massoneria deviata, fatta di tante altre cose, che parlano la stessa lingua, che fanno affari insieme, che hanno connivenze.
oggi, 2024, loro sono forti, sono molto forti, ormai viaggiano su alti livelli, usano le nuove tecnologie, vivono delle monete volanti e soprattutto loro hanno fatto alleanza. E sapete dove l'hanno fatta l'alleanza? Creando delle agenzie di servizi. Le mafie hanno creato loro delle agenzie di servizio. Per che cosa? Alleanza per che cosa? Per il riciclaggio. E per fare agenzie di servizio del riciclaggio, dove loro versano tutto il denaro frutto di queste forme di illegalità, di questi traffici, di queste violenze, ci vogliono dei professionisti che dal denaro sporco lo riciclano e lo fanno entrare e diventa legale. Oggi un bravo magistrato lo dice con documenti alla mano, il suo nome è Giuseppe Lombardo, della Procura di Reggio Calabria, dice: attenzione, le mafie sono in grado domani mattina nel mondo ad aprire una banca. Hanno tanto di quel denaro. Per dirvi la forza di tutto questo. Oggi investono negli immobiliari, nei fondi, acquistano i contanti, li trovate negli investimenti della globalizzazione del pianeta. Sono forti, viaggiano in quel livello. E allora noi dobbiamo essere anche noi, fare noi alleanze. Anche noi fare più alleanze. Ma in quel giorno, con quella donna, nasce l'idea della giornata della memoria dell'impegno. È stata dura per fare in modo che sia legge dello Stato, perché per anni ci hanno messo i bastoni fra le ruote, c'è chi non la voleva, c'è chi voleva un giorno, ma i familiari vogliono un giorno neutro, non il giorno che ricorda qualcuno e gli altri sono il secondo, no. E noi abbiamo scelto insieme il primo giorno di primavera, che ha un suo grande significato. E abbiamo cominciato a scegliere quel giorno. Avete ragione, la nostra è una memoria viva. E la memoria viva non è un giorno, deve tradursi tutti i giorni in responsabilità e l'impegno. Tutti i giorni, non è che tutti i giorni facciamo chissà che cosa, ma questa coscienza, questa consapevolezza. Allora tre parole per noi sono importanti, ma anche per voi che me ne insegnate. La continuità, ci vuole continuità, ci vuole continuità. Non solo le risposte emotive, chi si ricorda di Cutro, fra pochi giorni, quella strage, molti di quei corpi non sono stati più trovati, di persone morte non sono più trovati, il mare chissà dove l'ha portati, quei 94 corpi erano rimasti lì, bambini, donne, i sopravvissuti sono da oltre un anno in Germania, solo uno ha avuto il permesso. I documenti, dopo un anno non hanno ancora i documenti. Europa, culla della civiltà, c'è un'emorragia di umanità impressionante. Che cosa impedisce a chi ha già vissuto? Che non ci sono parole solo a pensarlo. A quelle ore 4 di mattina, su quella spiaggia e quella terra meravigliosa che è la Calabria. E lì si sono infrante su quella spiaggia anche le coscienze di tante persone. Noi siamo chiamati a sentire forte tutto questo. È allora che è nata la giornata del memoria dell'impegno. Una memoria che deve trasformarsi ogni giorno in responsabilità e l'impegno nella continuità. Ma anche la seconda parola è la condivisione. È in noi che vince. Non è opera di un egoismo di solitario. Dobbiamo dire, è un elemento vitale in noi, per la società, per la chiesa, per la scuola,
per tutti, noi anche per i sindacati. Date più d'accordo? No, no. Soprattutto su alcuni punti, no. Sono delle battaglie comuni, mi fa piacere. Guardate, a me ha dato una gioia vedervi insieme. Anche in Libera siete sempre stati insieme, perché su certi temi non ci si può, vi prego, su certi temi non si può essere sempre. I protagonismi sono pericolosi dappertutto. Io mi chiedo sempre col mio esame di coscienza che devo fare tutti i giorni, com'è importante invece unire le nostre forze. Continuità, condivisione in noi che vince e corresponsabilità. Collaborare con le istituzioni se fanno le cose giuste. Essere una spina al fianco se non fanno le cose che devono fare. Nessuno ci metta un cappello sulla testa. Vogliamo la nostra libertà. Collaborare con tutti se fanno le cose giuste a servizio del bene comune. Se non le fanno. Allora voi me lo insegnate, che ci sono dei momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo morale e una responsabilità civile. Noi non possiamo tacere rispetto anche a quello che abbiamo visto in questi giorni. Abbiate pazienza, noi ricorderemo il 21, a parte che dovremo ricordarli un po' tutti i giorni, in un modo o nell'altro, come attenzione, come impegno delle azioni, della concretezza. Ma noi ricorderemo delle persone che hanno pagato con la vita alcune di quelle riforme che in questo momento vengono smantellate. Come quella del concorso esterno in associazione mafiosa. Ma com'è possibile che è stato quello che ha pagato la vita delle persone, li hanno ammazzati, e poi magari andranno a mettere anche la corona da loro. Gli stessi che oggi vanno a demolire questo. E così le intercettazioni. Io sono qui perché fu intercettato che l'attentato era preparato sulla Porto Gruaro Udine. Grazie intercettazioni. E devo a questi ragazzi della polizia, un giorno in un posto dove c'era già polizia e carabinieri, che hanno bloccato l'uomo armato davanti, che stava per sparare. E certi meccanismi che hanno permesso di fare degli interventi, penso a tanta gente, ognuno poi porta i suoi vissuti, no, vengono lentamente demoliti. Ma tocca anche a noi farci sentire la voce, perché la malattia più terribile è la delega. E pensare che tocca sempre gli altri fare. Ci sarà una parte di responsabilità che ci chiama in gioco come cittadini innanzitutto. E l'ultima parola, se non la faccio lunga, saranno i familiari, centinaia di loro, che tornano a Roma, che aprono questo corteo, chiamatelo come volete. Volevamo una piazza diversa, ma siccome ci hanno detto che cominciano i lavori per il giubileo, che non era possibile un'altra piazza, e si va, sperando che non piova, perché se no ci sarà il fango, no? Ma non importa, ci porteremo le scarpe, ma non deve piovere, Padre Eterno. Io gli faccio tutti i giorni qualche telefonata, non si paga manco la bolletta, no? Per dire... È importante essere in tanti per dare un segnale al paese, ma soprattutto per abbracciare. E li vedrete, questi papà, queste mamme, questi figli, no, queste mogli, li vedete. E molti portano un cartello, Attilio, con una fotografia. E guardate che quelle fotografie parlano, perché voi lo sapete molto bene che l'80% dei familiari delle vittime innocenti della violenza criminale mafiosa non conosce la verità. L'80%. E loro chiedono questo con le foto delle loro persone care, chiedono la verità.
come delle stragi avvenute in Italia. Forse di una sappiamo un pezzo di verità. Com'è possibile? E senza verità non si costruisce la giustizia. Eppure le verità passeggiano per le vie delle nostre città, del nostro paese. L'omertà, che comincia anche nei piccoli contesti, uccide la verità e la giustizia. La mafiosità sono certi linguaggi, atteggiamenti, modalità, li vediamo anche in molti dei nostri contesti. Allora forza, se riusciamo a portare i nostri ragazzi spiegando loro il senso, se no non ha senso. Non è un camminare come tutte le volte, così andiamo a fare una passeggiata. Questi cortei che si fanno qui per i diritti, per il lavoro, per la casa, c'è la vita, c'è la carne delle persone. E i nostri ragazzi devono sapere che quei persone che aprono sono tutti familiari, tanti, tanti, troppi, troppi, che hanno pagato un prezzo e continuano a pagarlo. Le mafie sparano di meno, ma ogni anno si aggiunge a quell'elenco dei proiettili che dovevano dare un'altra direzione, che hanno colpito persone oneste o nello scambio di persone. Anche quest'anno quell'elenco si aggiungono altri nomi. Ma non esiste un elenco preciso delle morti, delle vittime della violenza criminale mafiosa in Italia. Abbiamo cominciato a costruirlo noi, ma non esisteva, non esiste. E ogni anno si scopre, poi lavorando con i magistrati, le forze di polizia, si scoprono nomi di persone che erano da mettere in quell'elenco. Per dire come c'è stata una sottovalutazione, delle semplificazioni che non possiamo permetterci. Sì, avete ragione, il lavoro sociale significa fare animazione sociale e culturale nei vari territori. Animare una cultura di socialità vuol dire far toccare con mano le persone, che la paura si vince incontrandosi, non blindandosi.